Oggi vi faccio vedere un esperimento che ho provato a fare di marinatura dell'accostata, cercando di ricreare la tecnica del basting, ma sulla griglia. Vi spiegherò perché l'ho fatto, come l'ho fatto e quali sono stati i risultati. Iniziamo! Partendo dagli ingredienti tipici del basting, andiamo a realizzare il nostro burro aromatizzato usando salvia, rosmarino e aglio. Potreste anche usare il timo, ma io avendo la salvia fresca ho deciso di usare quella. Rimuoviamo l'anima dall'aglio, lo schiacciamo e andiamo a sciogliere il burro. Burro chiarificato in quanto non vogliamo che le proteine contenute nel burro normale brucino in fase di grigliatura della carne. Aggiungiamo le nostre spezie e le lasciamo appassire per 10-15 minuti a fuoco basso. Non devono friggere, ma semplicemente rilasciare i loro sapori e aromi naturali. Vi assicuro che il profumo è incredibile. Una volta ottenuto questo risultato, andiamo a scolare il burro e lo lasciamo raffreddare per il tempo che serve fino a portarlo a temperatura ambiente. È molto importante lasciarlo raffreddare in quanto lo andremo ad applicare direttamente sulla carne, quindi se è caldo inizierà a cuocerla. Una volta raggiunta la temperatura ambiente, questa è più o meno la consistenza e il risultato che otteniamo. Una volta raffreddatosi il burro, andiamo a tirar fuori la nostra fantastica accostata, stupenda, guardate che opera d'arte, la tamponiamo alla velocità della luce per asciugarla, per poi spennellarci su il nostro burro. Ora, siccome l'accostata è fredda, vedrete che il burro si solidificherà in pochi secondi, creando una patina sull'accostata, che è perfettamente normale. Spennelliamo su tutti i lati, per poi passare alla prossima fase. Dopo aver sfoderato l'arma letale di ogni fuorisede, ovvero la macchina sottovuoto, la andiamo a mettere sottovuoto sigillandola. Avendola comprata il sabato e facendola poi lunedì di Pasquetto, ho deciso di metterla sottovuoto così che si conservi meglio questi due giorni. Arrivati nella nostra destinazione promessa per la grigliata, che per noi era Sasso sul lago di Garda, abbiamo acceso il fuoco e abbiamo iniziato a grigliare. Colore pazzesco, profumo ancora meglio, cuocetela per quanto volete, a me piace al sangue, quindi così la farò. E una volta grigliata l'abbiamo lasciata riposare per qualche minuto e poi siamo andati al taglio e all'assaggio. Risultati, che dire, secondo me il burro aromatizzato ha fatto la differenza in fatto di tenerezza e morbidezza della carne, perché era uno zucchero. In quanto a sapori sono stato positivamente sorpreso dal fatto che si sentivano ma non erano eccessivi, quindi non andavano a coprire quello della carne ma piuttosto lo completavano, quindi tanta roba. Una menzione d'onore va alle verdure grigliate del Belu perché erano spaziali. Io spero che questo video vi sia stato utile, vi consiglio di visitare Sasso di Gargnano perché è una località stupenda. Rifarò questa ricetta? Probabilmente sì. È necessaria? Probabilmente no, ma se volete divertirvi ne vale davvero la pena.